uscirà al mattino, è la storia di Aldino, cioè di un non inserito nella società che non ha fatto niente per non essere, per inserirsi. Non è un emarginato, come si direbbe oggi. La società può avere delle colpe, ma ne ha tante anche lui, perché è un'auto-emarginazione. E quindi la storia di questo irregolare che vuole entrare nel mondo regolare, di un disordinato che tende, che vuole cambiare la sua vita, che vuole trovare l'ordine. In questo senso, non avendo mai lavorato per tutta la sua vita, all'alba dei 33 anni ha deciso che sì, troverà un lavoro, diventerà un bravo cittadino milanese, operoso e ordinato, regolare. E infatti trova posto. Allora si trovavano più posti di quanto non si trovano oggi. Trova un posto come garagista. Non è entusiasta della cosa, però pensa che, ma insomma, con le mance, uno stipendio regolare, la vita può migliorare per lui, può trasformarsi e la sua vita cambierà sicuramente in meglio. Cioè, questo trasferimento dal disordine nell'ordine non può che essere vantaggioso per lui, per cui decide di festeggiarlo, di festeggiare questo avvenimento, e lo festeggia con l'ultima notte di libertà a bordo del suo Alfone, una macchina abbastanza simbolica e rappresentativa del desiderio che avevano allora i balordi, che magari saltavano il pasto, ma non certamente, non si sarebbero accontentati mai di una 500 o di una 600 o di una utilitaria, non si sarebbero accontentati mai di un'utilitaria. A bordo di questo suo Alfone gira per la città, gira per Milano, con la quale poi non ha un rapporto di grande affetto, anzi in certi momenti di disistima. Gira per i locali che ha sempre frequentato, compie insomma il suo, quello che crede che possa essere l'ultima sua notte di libertà, l'ultimo suo itinerario bizzarro, stravagante.